Sì, grazie Presidente. Vabbè, la nostra azione era quella di rafforzare e per avere i tempi nei tempi più brevi possibili una presa di posizione della Giunta, perché ad oggi mancano 24 giorni affinché la Giunta impugni, perlomeno presenti le controdeduzioni all'intervento di Terna presso la Presidenza del Consiglio. Io ho personalmente anche chiesto di condividere questa mozione, anche valutando la possibilità di emendare anche oggi il discorso di inserimento del comune di Vaiano, che è interessato, e fra l'altro siamo in contatto con i comitati, però insomma, cioè, potremmo anche inserirla oggi un emendamento che include anche il territorio di Vaiano, che comunque è nella stessa situazione di quello di Lucca, quindi qualora la regione prenda in pugno la situazione, i problemi si risolvono entrambi relativamente a questi impianti di Terna. C'è solo da dire una cosa, che abbiamo contattato telefonicamente il Ministero dell'Ambiente, che ci ha detto che ancora la via non è a disposizione, visto che il sopralluogo, non ci sono ancora gli esiti del sopralluogo avvenuto a Lucca relativamente agli impianti. Quindi siamo disponibili a anche andare in commissione, ma anche a valutare adesso l'emendamento per poter accelerare i tempi in essere, che sono aspettati da gran parte delle popolazioni di quei territori. Grazie.